Vi presento il futuro degli aspiratori quantici da tastiera. Questo qui tira su tutto il pattume che si è accumulato. Fa proprio schifo. Provvediamo a smontarlo con il kit cinese di cacciaviti. Ecco, è tipo un ovetto Kinder. Mettete qui il coso e a questo punto con un colpo estremo di nervo lo aprite. Ora possiamo capire come funziona. Come vedete c'è un motorino scrausissimo che gira al massimo delle sue prestazioni con una specie di girante lì davanti, io non lo so. E poi c'è un LED tutto piegato, veramente orribile. Davanti c'è questo minuscolo filtro che uno dovrebbe anche perdere tempo a mettere, che praticamente assorbe tutta la polvere che avete aspirato negli ultimi 10 anni. Cioè dai, questa merdina, non ma si intasa, ecco, top, mettilo lì, è a posto. Per accenderlo dovreste utilizzare questo interruttore. Davanti c'è questa proboscide gialla che non serve assolutamente a una bega, alla quale possiamo agganciare o questo tubetto tagliato male oppure quella da dietro. Ed ecco qui il fantastico beccuccio. Ed eccovi qui l'ennesimo aspiratorino cinese che non fa assolutamente casino, non vibra un bordello in mano, il motorino non puzza di bruciato dopo 2 minuti, ma soprattutto non è giallo.